Questa mattina mi alzo, cioè mi sveglio e vedo sui social dei bambini con i volti terrorizzati, dei bambini con ferite, volti tumefatti, dei bambini che hanno negli occhi il terrore vivo. E io non posso, prima che fare un'analisi della partita, non posso non dire basta, perché ho il dovere di farlo, perché tutti noi che abbiamo un seguito, anche se magari non conterà niente, abbiamo il dovere di farlo. Basta, ma basta, che qualcuno intervenga. Non si può più vedere una scena del genere, ma in tutto il mondo, in tutti i posti, i luoghi dove ci sono guerre. Non si possono più vedere scene di bambini che terrorizzati. Non si può. Non si può che qualcuno intervenga seriamente e non dando armi, dando armi. Che qualcuno intervenga per stoppare tutto questo, perché c'è qualcuno che può farlo. C'è qualcuno che ha le capacità per poterlo fare, forse non gli conviene. Allora basta. Perché noi siamo tutti tranquilli, beati nelle nostre case. Abbiamo il letto, un pasto a tavola. Ma se i bambini stanno male, tutte queste persone stanno soffrendo e io non ce la faccio più a vedere tutto questo. Non si può fingere che niente stia accadendo, non possiamo. Perdonatemi. Non si può fare finta di niente. Probabilmente il video sul calcio lo farò più tardi, adesso non è il caso. C'è il Papa che lancia messaggi e si confronta, parla con Biden, chiede, fa e dice: ma dove cazzo vogliamo arrivare? Stanno morendo persone che non c'entrano una mazza. Per che cosa? Per denaro. Volere un potere a che pro? A che pro? Con la morte della gente, con la morte di innocenti che non hanno chiesto loro tutto questo, con gente seviziata in continuazione. E non ci sono fazioni, perché ho letto anche di gente che va in contrapposizione tra le varie fazioni. Le uniche vere vittime sono le persone civili, i bambini. Fatevi un giro sui social, è massacrante quello che vedrete. Massacrante! E noi per carità facciamo il nostro, il nostro lavoro, parliamo di calcio, parliamo di gossip, parliamo di spettacolo, parliamo di questo, parliamo di quello. Perché la verità, sapete qual è? Che non siamo poi così distanti da tutto questo. Non si può fare finta di niente. Io vorrei veramente poter aiutare con mano questi bambini. Li vorrei poter abbracciare, dargli una coccola. Perché magari le mamme non li hanno più. O anche i papà. Vedo papà disperati che portano questi bambini all'ospedale, che poi ospedali, tra virgolette, perché anche quelli hanno distrutto, perché anche quelli stanno distruggendo. E allora dico io, ma dove vogliamo arrivare? Iniziamo a partire anche da qua, ci facciamo le guerre per tutto, per qualsiasi cosa. Non c'è più una capacità di interlocuzione sana. Serena, anche su questa guerra leggo cose, atrocità, ma non dovremmo essere tutti contro questa guerra.
indipendentemente dalle fazioni, indipendentemente da Palestina, indipendentemente da Israele. Non dovremmo tutti essere contro questa guerra. Io credo che i civili ci vadano di mezzo. Perché ricordatevi una cosa, che domani potrebbe succedere a noi, ai nostri figli, ai nostri genitori, ai nostri nonni, ai nostri parenti, a noi stessi. Non siate indifferenti a tutto questo. Fate girare questi video, fateli i video, fatevi anche voi che non fate questo di mestiere, che non fate questo per passione. Mettetevi davanti una telecamera. Facciamolo in massa, facciamolo in migliaia, magari non ci cacheranno, ma forse smuoverà le coscienze di qualcuno. Perché non è possibile. Condividiamo sempre i video del calcio, i video dei cosi, della TV, del Grande Fratello, di questo, di quell'altro, tutto molto bello, tutto molto leggero, ci mancherebbe, è giusto farlo, lo faccio anche io. Ma pensiamo anche a questa povera gente. Mi treme il cuore ogni mattina quando mi sveglio e vedo certe cose. Mi sento male. Cerchiamo di condividere anche certi video. Cerchiamo di condividere anche pace, amore. Perché davanti a Dio ci andremo tutti. E mi dovete perdonare se non riesco a fare un video con la voce che non trema. Ma non ci riesco. Non ci riesco. E parlo a te, tifoso dell'Inter, a te del Milan, della Juve, del Torino, del Genoa, della Fiorentina, del Napoli, della Lazio, della Roma, di qualsiasi squadra. Non ci facciamo le guerre anche sui social, non ci facciamo le guerre seriamente. Gli sfottò sani ci stanno. Ma vedo insulti penosi. Io sono cambiata molto rispetto a prima. Tante cose nella vita mi hanno portato a pensare che non è giusto insultare una persona, offenderla perché tifa un'altra squadra. E allora questo video, fatene tesoro di questo video. Pace. Pace. Per favore, intervenga chi di dovere e faccia finire tutto questo in Ucraina, Palestina, Israele e in tutti i posti, in tutti i luoghi dove ci sono le guerre. Vi prego, basta, perché non ce la faccio più. Giuro, per come sono fatta e chi mi conosce sa perfettamente che non faccio le pantomime, ma soffro davvero, non ce la faccio più. Nonostante io sia a casa mia, con i miei affetti, nonostante io stia al caldo e sia fortunata, ma c'è già tanta gente che non lo è. E pensiamole queste persone, non pensiamo solo al nostro tetto e al nostro pasto, pensiamo a tutti questi bambini, a tutta sta gente che sta soffrendo, per favore. Vi abbraccio fortissimo. Come se fossi lì. E ricordatevi sempre che la vostra Lucre vi vuole bene, ma vi vuole bene veramente, perché l'essere umano va amato e rispettato, se rispetta, ovviamente. Non voglio fare Madre Teresa di Calcutta perché non lo sono, ho i miei difetti, 30.000 anche io, sbaglio anche io, mi accanisco anche io tante volte, ma a mente lucida mi rendo conto che sbaglio. Impariamo ad essere più umani. Buona giornata a tutti.